sono andato nell'archivio, un vecchio archivio, la verità, un vecchio esempio, nel senso che è un esempio del 2003, 2004 all'incirca, del Patriarcato di Venezia, dove ci sono dei documenti che riguardano la storia di Venezia. Il bello di questo esempio è che ci sono documenti e soprattutto percorsi didattici realizzati da docenti che hanno lavorato con il personale del museo. E questa è una sinergia molto importante, perché un diciamo, addetto del museo, per quanto tecnicamente attrezzato dal punto di vista digitale, dal punto di vista comunicativo, non ne sa molto di quello che serve a un insegnante per usare gli strumenti e le fonti storiche. E qui invece le cose si sono unite, e qui vedete c'è un percorso sugli adolescenti a Venezia, storia dell'Ottocento. I documenti che trovano gli studenti e anche le indicazioni di lavoro che vengono fornite in questo percorso sono molto chiare, riguardano gli alunni, gli obiettivi che realizzeranno gli alunni in questo percorso. Vanno a vedere il documento è nella sua dimensione originale a sinistra e nella sua dimensione trascritta con un glossario sotto. Esempio utile di sfruttamento delle fonti digitali disponibili in rete. Ovviamente questa roba qui la potete anche portare all'interno delle vostre presentazioni, realizzare un piccolo learning object con dei collegamenti diretti alle fonti dell'archivio, e quindi in questo modo vedete incapsulare i materiali digitali anche senza andare lì a vederli, incapsularli all'interno delle vostre presentazioni. Un semplice PowerPoint con un link vi rimanda alle operazioni nell'archivio.